eccolo, Faccia vedere il foglio. Allora il documento è stato preparato, ve lo vorrei leggere. Se voi non l'approvate io non vado da nessuna parte, perché io sono nulla rispetto al popolo sovrano. Siete voi che contate e fate la storia. Allora leggo, e leggo lentamente perché è un documento storico. Noi, popolo italiano sovrano, ci diamo gli occhiali, un po' di pazienza. È concesso. Applauso. Considerato, vi prego, è importante il documento. Considerato che con la sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 9 gennaio 2014 tutte le cariche dello Stato sono state delegittimate, per cui esse non risultano più in carica. Silenzio, silenzio, grazie, ascoltiamo. Atteso che l'unico soggetto, costituzionale in carica è rimasto, sulla base dell'articolo 1 della Carta Costituzionale, il popolo sovrano, che può quindi adottare provvedimenti in tutti i campi, da quello legislativo a quello esecutivo a quello giudiziario. Visto che la Camera dei Deputati, tutti abusivi perché delegittimati, sta approvando la nuova legge elettorale detta Rosatellum, che confermerebbe gli attuali abusivi e il regime politico che essi hanno instaurato, disastrando l'Italia, così commettendo un ulteriore abuso, il popolo italiano sovrano delibera di invitare il capo dello Stato a sciogliere il Parlamento degli abusivi. Invitare il capo dello Stato a ricevere il governo legittimo provvisorio che ha avuto la fiducia del popolo sovrano in Piazza del Popolo alle ore 12 del 10 ottobre 2017 per concordare una nuova legge elettorale che restituisca piena sovranità al popolo. Il governo legittimo provvisorio a dare esecuzione ai provvedimenti approvati in Piazza del Popolo dal popolo sovrano. Invitare la Presidente della Camera a togliere dall'ordine del giorno la discussione della legge Rosatellum, in quanto la sua approvazione aggraverebbe ulteriormente la posizione dei singoli parlamentari che ogni giorno commettono il reato di usurpazione di potere politico, con una pena prevista della reclusione fino a 15 anni di carcere.
presente lettera viene consegnata nelle mani del dottor Carlo Leoni, consigliere politico della Presidente della Camera dei Deputati, rimanendogli in attesa di conoscere le relative comunicazioni entro le ore 17 odierne. Roma. Roma. Roma, piazza Montecitorio, 10 ottobre 2017, ore 17:30. Firmato il governo legittimo provvisorio in nome e per conto del popolo sovrano. Questa lettera va firmata da Ciro e dagli altri. Immediatamente va firmata e consegnata. Nessuno vada via dalla piazza fino a quando alle ore... Tanto stavamo aspettando le altre. Fino a quando? 17, giusto? Non avveniva tutte le parti. Lo sta chiamando? Va bene, penna. 5.000 euro. Fate firmare. Niente. Nessuno va via fino alle 17. Alle ore 17 ci devono dare la risposta. Dobbiamo sostenere il nostro generale. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare l'esito. Dobbiamo aspettare serenamente l'esito della risposta. Siccome la mia voce è una voce nel deserto e non conta più di tanto, vi chiedo di approvare il documento per alzata di mano. Mi chiedo una cortesia. Noi siamo dalla parte della legge. Noi siamo dalla parte della sentenza. Gli abusivi e i delinquenti stanno lì dentro. Noi non dobbiamo commettere atti insensati, perché potrebbero questi signori, che fino ad oggi non ci hanno ripreso, se commettete un atto di violenza o qualcuno di voi alza una mano nel saluto romano, questi cialtroni vi filmano e ci mettono e vanno a dire che noi siamo ideologizzati. Non cadiamo nella trappola. Questi cialtroni che non sono mai venuti sinora, per 3 anni e mezzo non hanno detto che c'è una sentenza che li dichiara abusivi. Adesso approfittano di qualsiasi cosa. State buoni, state tranquilli, ve lo chiede il generale dei carabinieri. Voi siete sotto la protezione dei carabinieri e dei poliziotti che vi vogliono bene. Quando sono venuto qui, che lo sappia la stampa che mi sta dietro, incontravo carabinieri e poliziotti che mi facevano col segno così. Il popolo ha compreso
perfettamente l'invito del nostro generale. Rimaniamo con calma e serenità a presenziare, però gridiamo libertà! 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 Generale La Penna, Ciro, come si chiama la cantante di ieri? Quella che era la Madonna. Che mi dice la faccia del generale Pappalardo non mi piace. Certo, io non posso avere la faccia truccata e rifatta dalla sua. Mi dispiace, io ho la mia faccia fatta così. Io voglio obbligare il messaggero. Non mi rifaccio la faccia come la signora. Va bene? E non date voce a persone che dovrebbero scomparire. Ma la signora Smanoni continua a cantare, che è una splendida cantante, e non si presta a questi giochi. Viva l'Italia! E bontà. Meschini e volgari. Vogliamo vedere il foglio! Nel 2014 la Corte Costituzionale ha detto chiaramente sono delegittimate le leggi con la quale sono state elette, è anticostituzionale che la prerogativa che si mette a un Parlamento traballante elegge la massima carica di Stato. Ma lo volete dire che queste sono porcherie che possono capitare in una democrazia malconcia come la nostra? Ma anche in Romania si sarebbe verificato un fatto così. Magari, magari. Un Parlamento traballante. Dovevano mettersi in re, certo, non si poteva oggi a domani fare a meno del Parlamento, però dopo 6-7 mesi fate la domanda, mettete le carte in re, 3 anni e mezzo. Fate vedere il foglio un attimo, mi fate vedere il foglio? Valeria? Valeria, dove sta Valeria? La foto del foglio volevamo fare. Sette, no? La foglio del foglio, così la mandiamo su Facebook. Possiamo solo vedere. Facciamo solo la... No. Aspetta. Grazie. E se non lo fai un carabiniere, un poliziotto, chi lo fa? Si deve regolare l'abusivo visto di questi siti. Se non lo fa un carabiniere o un poliziotto, chi lo fa? Lo dobbiamo fare noi, perché noi esistiamo insieme a noi da 200 anni, vero ragazzi? Esistiamo da 200 anni, prima della Repubblica. Esistiamo e noi facciamo in modo che il paese viva nella legalità. Questi continuano a fare il loro appello, il decreto sul fino alle ore 17, noi da qua non ce ne andremo. Ma dove siamo? Ve lo fa finire. Noi partiamo a fare
Siamo un po' fare di spalle. Io però sono